Guarda, non so te, ma io mi ci pulisco il culo. Allora, non tanto per il fatto che lo ritengo un prodotto necessariamente fatto male, ma più che altro perché è qualcosa che a me personalmente non mi interessa. Allora, intanto già le console, cioè io la PS4, beh, ve lo dico, ve lo ripeto, se non fosse per quella trilogia di Crash, manco ci farei un pensiero. Però figuriamoci un affare che devo portare in tasca, in giro, per fare cosa? Per giocare in quei pochi minuti che sono fuori per i cazzi mia? Non penso proprio, ma veramente voi pensate che i gamer siano delle persone che svolgono spesso attività fisica, che escano spesso di casa? Oppure il vostro prodotto è destinato a persone che alla fine gamer non sono, così, che vanno a lavoro lì con lo Switch a fare di. Cioè, proprio non ci pensano, però alla fine, ragazzi, stiamo parlando della stessa azienda che ha ritenuto possibilmente efficace una console come la Wii, che è inutile, è del tutto inutile. La Wii, chi è che usa la Wii? I vecchi, i pensionati, così, cioè, così, la gioca a che? A tennis, ma non vi rompete i coglioni. Se prendi la Wii, cosa cazzo ci metti solo? Che fai, fitness lì così? Ma che è? Ti togli la trippa lì a sventolare il coso? Ma dai, il Nintendo Switch, appunto, mi risulta, almeno da quello che vedo io, un prodotto destinato ad un numero piuttosto, dico, ristretto di persone, quelli che escono, no, i campagnoli, vanno in giro, viaggiano in qua e là, così, con sta a fare. Cioè, alla fine, se uno vuole giocare, si mette lì a casa, davanti alla console, davanti al computer e gioca, non è che va in giro con una batteria, un'autonomia che secondo me dura anche il giusto. Cioè, fidatevi che è abbastanza irritante uscire di casa per poi renderti conto, relativamente poco dopo, di avere la batteria esaurita quasi. Cioè, veramente proprio ti scassi, perché è ovvio che nel trailer lo fanno sembrare che bello, tutti a giocare insieme. Poi invece la realtà è molto, molto, molto diversa. Fai in tempo a uscire di casa, vedi un'attacca che scende, za, proprio zan 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 zan, così, cioè, proprio ti sale la bestemmia in gola, c'è proprio limita. Che poi, scusami, che controlli sono? Mai visto quella roba che hanno fatto vedere? Ma non so se. Ma vi siete resi conto di quanto è ridicolo? Lì col coso che si stacca, là, ma cos'è? Cosa mi ci combino? Come se uno, quando va ad acquistare una cosa, guardasse soltanto l'estetica, è come se uno facesse. Oddio, come fa? Quanto è bello! Oddio, cioè, magari alcune persone ragionano effettivamente così, ma io no, io perlomeno. L'esatto contrario, anche quando vado a vedere magari preassemblati o altre cose, io vedo sempre la performance, cosa fanno, cosa portano a livello proprio effettivo, non come. Poi se sono belli e brutti, a me non me ne può fregare di meno. Però può essere pure che questo mio ragionamento non valga per tutti, anzi, perché insomma basta vedere gli utenti Apple, cioè ho detto tutto. Basta che fanno un cosino che si stacca, tutti. Oh mio Dio, innovazione, oh mio Dio. Poi i servizi e i giochi, scendono sempre in secondo piano, sempre. A mio avviso sarà un flop. Oh, io non è che lo spero, non è che auguro il male, però purtroppo temo che il Nintendo Switch sarà un flop, proprio come la Wii U, che fa schifo. Tutti questi post su Facebook, questo hype, oh, madonna, finisce il mondo, rivoluzionario, la la la, mamma mia. Non è per essere cattivi, però io preferisco le cose semplici. Fammi una scatoletta rettangolare e brutta, però che abbia magari dei bei giochi e che sia performante, no? Ti sembra una brutta idea? Mi dispiace, io personalmente avrei fatto quello. Ma forse sono io l'idiota che ritiene che sia possibile fare una cosa del genere, no? Se fa la cosa che si sposta tutto là, ezzi, che sai. Vabbè. Guarda che faccio, non è d'accordo. Beh, i commenti esistono anche per questo. Ragazzi, noi ci becchiamo. Alla prossima.